Foglie gialle uguale morte imminente della pianta? No, non è sempre così, anzi, ma in uno dei cinque casi di cui parleremo bisogna comunque intervenire repentinamente perché, essendo il caso più grave, possiamo letteralmente perdere la nostra amata pianta. Ciao, io sono Francesca, benvenuti o bentornati fra le piante. Oggi sono qui con il mio computer perché vi ho chiesto sul mio account Instagram in direct di mandarmi delle foto delle vostre foglie gialle. Oggi analizzeremo i problemi più comuni che ho racchiuso in 5 macro categorie legati proprio al fenomeno delle foglie gialle. Avete partecipato in tantissimi, ovviamente io qui userò solo una parte delle foto che mi avete inviato, ma ci tenevo a ringraziarvi perché ho sentito proprio una bellissima community intorno a me. Quindi adesso, in base alle foto che mi avete mandato, vedremo quali sono le cause più comuni, come porvi rimedio e soprattutto come prevenirle. Voglio premettere questa cosa prima di cominciare. Tutti noi abbiamo foglie gialle, le nostre piante non sono perfette, altrimenti sarebbero finte. Il primo caso per cui appaiono le foglie gialle è anche il più comune e il più naturale. Molto spesso, come ad esempio in questa bellissima foto che mi hanno mandato di questo ficus, un ficus elastica, si vede una foglia gialla. Vedete, il giallo è distribuito in maniera uniforme, non c'è puntinatura, non c'è un pattern particolare e soprattutto si tratta di una foglia basale, quindi una foglia posta in basso. Nell'arco di circa 2 mesi questo ficus ha fatto solo queste due foglie gialle. Quindi abbiamo due segnali che ci fanno capire che si tratta di invecchiamento. Il primo è che si tratta di foglie basali, quindi le foglie più vecchie, quelle poste alla base del fusto. Il fenomeno non è stato molto diffuso perché ha perso un paio di foglie nell'arco di un periodo di tempo abbastanza prolungato. L'invecchiamento naturale delle foglie avviene in tutte le piante d'appartamento. C'è chi lo sviluppa in maniera più evidente e chi meno. Ad esempio, in un'altra foto mi mandano una foto di una alocasia dove la foglia è passata dal giallo per arrivare infine a questo marroncino ormai secco. E nelle alocasie è un fenomeno che si presenta con molta frequenza, ma come dicevo, capita in tutte le piante, ovvero le piante lasciano andare le foglie più vecchie per avere energia per mettere le foglie nuove. Quindi, essendo un fenomeno normalissimo, noi non dobbiamo intervenire in questo processo, anche se le foglie magari ci appaiono antiestetiche, dobbiamo lasciarle perché sono comunque una fonte di energia preziosa per la pianta. Quando la foglia è completamente secca, come vediamo in questa foto dell'alocasia, quindi che se ne viene facilmente tra le nostre mani, allora sì, possiamo toglierla. Quindi vi ripeto per riassumere, un paio di foglie e poste alla base della pianta che ingialliscono in maniera uniforme non sono mai un problema. Passiamo adesso alla seconda motivazione che possiamo racchiudere sotto il nome di esposizione sbagliata, ovvero quando mettiamo le nostre piante in una situazione di scarsa luce o di eccessiva luce. Vediamo insieme alcuni danni che provocano questi due eccessi. Allora, davanti a me ho una foto di una pianta che è evidentemente stata bruciata dal sole troppo diretto. Questa foglia pian piano continuerà a ingiallire finché la pianta non la perderà. Non è un problema, se la pianta è sana, le radici sono sane, il fusto è sano. La perdita di una o due foglie non comporta alcuna problematica alla pianta. Certo è che ce ne dobbiamo accorgere in tempo e spostare la pianta da una zona in cui la luce per lei è troppo forte per metterla in un posto più riparato. Invece, ad esempio, questa è una foto dove si vede che questa pianta è al buio, comunque in semibuio, non arriva una luce costante. Non dimentichiamoci che la luce è importante per compiere la fotosintesi nelle nostre piante. Quindi poca luce significa che la pianta non riesce a mantenere vive e sane tutte le foglie di cui è composta, quindi incomincerà a lasciarne andare un po' e inizierà ad apparire spoglia. Gli estremi, come avete spesso magari visto anche dai miei video, non piacciono alle piante. Bisogna trovare un punto in cui le piante ricevano una luce abbondante ma diffusa, quindi non diretta e non troppo scarsa. Generalmente le piante amano stare in prossimità delle finestre. Cerchiamo di farle stare entro 2-3 metri da una finestra, dargli una bella luce diffusa e non fargli arrivare luce diretta sulle foglie, ovviamente soprattutto in estate, d'inverno possiamo essere un po' più elastici. Arriviamo adesso alla terza macro categoria che ho racchiuso sotto il nome di parassiti e malattie. Ovviamente le foglie gialle arrivano anche quando c'è un attacco parassitario in corso oppure una malattia, ad esempio un fungo.
In questa prima foto che vi faccio vedere, vediamo che la foglia essere ingiallita è una e sembrerebbe dalla foto anche una foglia basale, quindi posta sul fondo della pianta, quindi una foglia vecchia, però a guardare in maniera un po' più approfondita mi sembra di vedere qui e lì un pattern di puntinature, quindi mi sembra che sia arrivato anche qualche parassita. Ovviamente i parassiti arrivano anche e soprattutto quando la pianta non è in gran forma. I parassiti arrivano sempre, come spesso mi piace ricordare, però ci sono sempre tanti modi per prevenirli e contrastarli. Se siete a questo punto e vi accorgete che la vostra pianta ha foglie gialle, magari per la presenza di parassiti, potete recuperare questo video Stop ai parassiti, che vi lascio qui sopra, dove vi spiego tutto dall'inizio alla fine per come agire. Anche questa foto presenta sicuramente la presenza di parassiti. I parassiti sono molto piccoli, quindi spesso è difficile individuarli in una foto che mi mandate, però voi dal vivo ovviamente potete prestare molta attenzione non solo alla superficie superiore della foglia, ma soprattutto posteriore, dove spesso è lì che si accumulano i parassiti più terribili. Quindi guardate bene le foglie sopra sotto, se potete anche con una lente di ingrandimento, perché alcuni parassiti sono piccolissimi, alcuni lasciano dei segni più o meno visibili, altri ragnatele, quindi sono molto più evidenti. Ma vi ripeto, se avete di questi problemi trovate tutto nel mio video Stop ai parassiti, quindi vi consiglio di recuperarlo. Quarta macro categoria è la mancanza di nutrimento. Molto spesso mi trovo a parlare con coltivatori di piante come me che però tendono a non prestare molta attenzione al discorso concime. È una cosa che mi sentite spesso ripetere nei miei video: le piante che coltiviamo in casa, in vaso, dipendono completamente da noi. Non sono piante in natura inserite in un ecosistema, quindi noi ci dobbiamo preoccupare di nutrirle con regolarità. Quello che consiglio di fare io è di concimare anche meno rispetto alle dosi che indicate sul vostro prodotto di riferimento, ma di concimare con regolarità. Questo può evitare una serie di problematiche, come vedremo in queste foto. La pianta appare molto spoglia, molto rada e non riesce a sostenersi benissimo. Come forse avete visto fino a qui, questi primi quattro punti che ho trattato presentano delle similitudini. Quindi è anche vero che siamo noi i primi, diciamo, medici delle nostre piante, perché siamo noi quelli che sappiamo come le coltiviamo, quali magari errori abbiamo fatto o quale accortezze abbiamo prestato. Quindi siamo noi i primi che, quando ci si pone davanti un problema, sappiamo qual è stata la storia della pianta. Quindi anche qua, riassumendo, mi raccomando, il nutrimento è importante, non dimentichiamo mai di darlo alle nostre piante in vaso, sia da interno che sul balcone. Il concime andrebbe sospeso solamente quando la pianta sta male. Se è in corso un attacco parassitario, fungineo, magari la pianta sta male di suo perché ha subito un overwatering, che vedremo più avanti, dobbiamo stare molto attenti, perché dobbiamo preoccuparci di tenere la pianta sotto pochi input di stress, e il concime potrebbe essere uno di questi. Dargli input in più potrebbe solo crearle problematiche piuttosto che aiutarla. Veniamo adesso al quinto punto, che è quello che mi sono lasciata per ultima perché è il più ampio e quello più frequente, in base alle cose che mi dite, alle richieste che mi fate, alle foto che mi arrivano, e anche quello più grave. Si tratta di una macro categoria che vede alla base delle foglie gialle un'annaffiatura errata, o per poca acqua o per troppa acqua. Vi anticipo già che poca acqua non è un problema, troppa acqua è invece un gravissimo problema che andrebbe affrontato repentinamente. Ma partiamo un attimo dal discorso della poca acqua. Che cosa voglio dire? E ci facciamo aiutare anche da una foto che ho ricevuto qualche giorno fa. Quando noi annaffiamo una pianta molto di rado e magari ci dimentichiamo appunto di farlo con costanza, creiamo due problematiche. Non solo la pianta apparirà un po' più spoglia, secca, inizierà a perdere le foglie perché non riuscirà a mantenerle tutte, sempre per il discorso dei punti precedenti, e quindi lascerà andare alcune foglie, magari le più vecchie, sicuramente non le più nuove, quindi sempre si parla di piante che lasciano andare le foglie basali, e tenderà gradualmente a spogliarsi. Oltre a questo graduale spogliamento della pianta, andiamo incontro a un'altra problematica, ovvero il panetto di terra diventa idrofobo. Cosa vuol dire? Che diventa come se fosse impermeabile alle annaffiature che noi facciamo, e questa cosa è molto evidente perché quando annaffiamo in maniera uniforme mettendo acqua dall'alto, ci accorgiamo che quest'acqua corre immediatamente giù, uscendo dai fori di scolo, andando nel sottovaso o comunque nel coprivaso, senza prendersi il tempo di annaffiare uniformemente il panetto. Scivola direttamente giù
senza bagnarlo. Questa impermeabilità deriva da lunghi periodi in cui appunto la pianta è rimasta senza acqua e quindi il terriccio non è quasi più in grado di assorbirla. In questo caso ovviamente basta rimediare in maniera tempestiva, dotando la pianta di un terriccio più drenante, più idoneo. Se non sapete cosa significa o come fare un terriccio drenante, vi lascio un mio video recente proprio qui sopra dove lo spiego, e ovviamente preoccuparsi di annaffiare con regolarità. Veniamo adesso alla condizione opposta, ovvero quando abbiamo messo troppa acqua nella nostra pianta, che come vi accennavo in precedenza è forse il punto più critico di tutto questo video, di tutta questa discussione, è quello dove c'è da intervenire in maniera più tempestiva. Allora, nel gergo questa pratica la troverete sempre scritta e diciamo esplicitata come overwatering, che letteralmente appunto si tratta di un eccesso d'acqua. Vediamo qui come ad iniziare a ingiallire, questo è un inizio di overwatering, è la foglia nuova. Quando iniziano a ingiallire le foglie nuove, questa addirittura sta ingiallendo ancora chiusa, si deve ancora srotolare e finire di aprire, lì c'è un problema che è molto visibile, molto lampante e richiede un intervento immediato. Cosa succede? C'è stato un overwatering, un eccesso d'acqua che ha creato dei ristagni idrici interni a questa pianta e quindi un potenziale marciume radicale. Questo marciume ovviamente avviene prima nel panetto di terra, dove noi appunto mettiamo l'acqua, fa marcire le radici, ma poi inizia a diffondersi lentamente. È un nemico silenzioso veramente terribile, perché inizia a diffondersi ovviamente dalle radici, ma risale anche lungo tutto il fusto e va a prendere le foglie più delicate, che sono appunto le foglie più nuove. Dalle foto non si vede, ma molto spesso quando vi arriva l'overwatering arriva anche la presenza di moscerini oltre che muffa sul terriccio, e si sente proprio un odore sgradevole, perché appunto è l'odore di questo marciume in atto, in corso. Alcune volte riusciamo a controllare questo fenomeno, magari abbiamo sbagliato con un'annaffiatura errata, abbiamo innaffiato troppo, altre volte è probabile che non riusciamo ad accorgerci in tempo di questo fenomeno e quindi questo marciume è molto più imponente, molto più importante e magari più prolungato, e possiamo letteralmente giocarci la pianta, perché se una pianta la lasciamo troppo al secco, se la lasciamo in una zona poco luminosa, se la lasciamo in una zona molto luminosa, insomma, sono, anche se arrivano i parassiti, sono tutte problematiche da cui si può tornare indietro. Ma dal marciume, quando la pianta diventa molliccia, appunto marcia, lì non c'è nulla da fare, quindi noi dobbiamo evitare di arrivare direttamente a quel punto. Ecco perché adesso facciamo un piccolo approfondimento bonus dopo queste 5 problematiche principali che abbiamo approfondito, dove vi spiego come annaffiare correttamente una pianta, quindi come evitare di arrivare a questo quinto e ultimo punto, che è il più grave e a cui auspicabilmente non si dovrebbe mai arrivare. Generalmente tutte le piante che abbiamo in casa amano essere annaffiate a terriccio asciutto. C'è chi, come la sansevieria, ama un terriccio particolarmente asciutto, c'è chi, come l'amaranta ad esempio, gradisce un panetto abbastanza umido nel tempo, quindi senza mai arrivare a una situazione di terra estremamente secca. In ogni caso il terriccio andrebbe sempre controllato prima di annaffiare, e questa cosa possiamo farlo in maniera rudimentale sollevando la pianta e accorgendoci che magari il vaso è effettivamente molto più leggero, è facile accorgersene, ma per essere diciamo ancora più precisi possiamo usare uno stecchetto di legno infilato nel terreno per renderci conto se il terriccio rimane attaccato o se non rimane attaccato. Se rimane attaccato e la bacchetta è umida, effettivamente è ancora bagnato; se invece la bacchetta esce via senza portare alcun residuo di terriccio, è evidentemente molto secco. Se vogliamo essere ancora più precisi e non sbagliare, compriamo uno strumento apposito, un tester del suolo come questo, che attraverso questa freccetta ci fa capire se la pianta ha bisogno di acqua, quindi se il suolo risulta umido o se il suolo risulta secco. Possiamo annaffiare ad esempio a 1 le sansevierie, magari tra i 2 e i 3 le marante, senza far arrivare la levetta estremamente verso il basso. Bagniamo quindi in maniera uniforme, ovviamente preoccupandoci di avere prima un terriccio ben drenante, e lasciamo che l'acqua esca dai fori di scolo del vaso. L'acqua che uscirà dai fori di scolo del vaso non va tolta subito, va lasciata circa una mezz'oretta, in modo tale che la pianta possa accogliere l'acqua all'interno del panetto in maniera uniforme, però poi mi raccomando, non dimenticatevi di scolare l'eccesso. L'eccesso di acqua non andrebbe mai tenuto all'interno del sottovaso o del coprivaso, perché è questo quello che crea la maggior parte delle volte ristagni idrici interni, marciumi radicali, per non parlare dell'arrivo di moscerini, parassiti, zanzare e quant'altro. Quindi mi raccomando, via l'eccesso dell'acqua, scolatela bene e rimettetela al suo posto.
Se invece scegliamo di annaffiare per subirrigazione, tecnica che consiglio soprattutto se siete alle prime armi o se vi approcciate ad alcune piante tipo la sansevieria, prendiamo una ciotola con dell'acqua, concimata se è il momento di concimare, e mettiamo il vasetto con i fori di scolo a mollo all'interno di questa bacinella con l'acqua per circa mezz'ora. Trascorsa questa mezz'ora ci renderemo conto che la pianta ha assorbito da sola l'acqua che le serve e noi scoliamo l'eccesso e rimettiamo la pianta a posto. La subirrigazione ha diversi vantaggi, non solo è molto più difficile sbagliare le annaffiature, perché anche se annaffiamo una pianta con un terriccio già un po' umido, che magari non andrebbe annaffiata, mettendola con il vasetto in ammollo, essendo che la pianta da sola prenderà l'acqua che le serve, non ne assumerà di altra se il panetto è ancora umido. Quindi semplicemente dopo mezz'ora ne andremo a controllare, solleveremo il vaso e ci renderemo conto che ha assorbito pochissima acqua e capiremo che magari la prossima volta possiamo anche diradare un po' di più le annaffiature. Seconda motivazione, evitiamo di bagnare piante come ad esempio la sansevieria dall'alto e creare due problematiche in realtà, sia quella della possibilità di far entrare l'acqua all'interno delle foglie, ad esempio come è fatta la sansevieria che ha queste foglie una dentro l'altra e anche solo una goccia d'acqua, come anche per le orchidee, può portare marciume all'interno, che poi è un marciume che si diffonde per tutta quella porzione della pianta e che tenderà a farla ingiallire e a marcire. Sia un'altra cosa molto vantaggiosa è che ci consente di appunto lasciare il primo strato di terra asciutto, cosa molto utile per prevenire l'arrivo dei parassiti, ma soprattutto dei moscerini. E altra motivazione è quella di incentivare uno sviluppo corretto dell'apparato radicale, perché l'apparato radicale tenderà ad andare verso il basso. Non mettendo acqua da sopra, l'apparato radicale non tenderà a girare su se stesso o ad andare verso l'alto, ma mettendo acqua da sotto le radici tenderanno ad andare verso il basso, che è poi la natura corretta della loro crescita. Prevenire quindi in particolare l'overwatering e quindi un errore di annaffiatura, in questo caso un'annaffiatura eccessiva di troppo, è sicuramente forse l'unico punto veramente grave per cui ci dobbiamo preoccupare quando arrivano delle foglie gialle. Ma se per sfortuna ci siete arrivati, se la vostra pianta presenta delle foglie gialle nella parte superiore, nelle foglie nuove, se presenta magari un odore sgradevole, muffa, moscerini, non perdete ulteriore tempo, recuperate questo mio video che vi lascio qui, vi do anche qualche trucchetto per combattere il marciume radicale e riuscire a dare una seconda chance alla nostra piantina. Siamo arrivati alla fine di questo video, grazie per essere stati in mia compagnia. Se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video.